Il primo gol a Catania domenica scorsa nella vittoria per gli Etnei 2-1 contro il Genoa, la piazza che inizia a conoscerlo. L'ultimo colpo di Pietro Lo Monaco si chiama Bergessio, lo conosciamo da un po' di tempo, da un po' di anni, da quando giocava in Argentina. Piero Vitiello, vediamo. Destro o sinistro, non fa differenza. Con due piedi così è un temperamento vulcanico che gli è valso già due ammonizioni in altrettante partite. Gonzalo Rubén Bergessio ci ha messo poco a far breccia nel cuore dei catanesi. Aiutato parecchio dal primo gol nell'avventura italiana, quello da tre punti realizzato contro il Genoa. Esultanza scaccia crisi per l'attaccante argentino classe 84, che non andava a segno da cinque mesi, quando con il Saint-Étienne, società che ne detiene tuttora il cartellino, aveva punito il Nizza in Coppa di Francia. Esperienza non esaltante oltre Alpe per il 27enne di Cordoba. In un anno e mezzo di Ligue 1, 47 presenze e 5 reti. Meglio tornare indietro ai tempi del San Lorenzo, quando il giovane Bergessio, cresciuto nel Platense, è passato attraverso le esperienze all'Istituto, al Racing di Avellaneda e quella fugace al Benfica. Aveva trovato la propria dimensione da attaccante prolifico e continuo. Col Ciclone 23 gol in 51 partite di Primera División, senza contare le 4 reti in Coppa Libertadores, che nel 2008 diedero respiro internazionale al centravanti, convocato nella selezione da Alfio Basile prima, da Diego Armando Maradona poi. Oggi l'Argentina non può mancargli, considerati 12 connazionali raggiunti nello spogliatoio del Catania, che da un mese a questa parte ha un'arma in più puntata verso la salvezza. Catania sogna con i gol di Bergessio e anche Maxi Lopez.